Ragazzi, benvenuti a Napoli. Scherzi a parte, ragazzi, anche se non sono più in Germania, avevo già registrato alcune clip, per cui mi dispiaceva buttarle via, per cui oggi parleremo della raccolta differenziata in Germania. Il sistema, per la verità, è piuttosto simile a quello che c'è in Italia, ma per chi non è abituato potrebbe sembrare piuttosto confuso. E visto che i tedeschi sono piuttosto pignoli per questa cosa, ho deciso appunto di dedicarci un video. In genere i bidoni sono condominiali, soprattutto se vivete appunto in un appartamento dovrete condividere i bidoni con chi abita insieme a voi nel condominio e si distinguono in base a dei colori. Prima però di entrare nel dettaglio dei bidoni dovete considerare una cosa, ovvero il vuoto a rendere o Pfund in tedesco. Ogni volta che voi andate al supermercato a comprare una lattina di alluminio di qualche bibita, una bottiglia di vetro di birra o una bottiglietta d'acqua di plastica, oltre al prezzo della bibita in sé pagate anche un Pfund che varia tra gli 8 e i 25 centesimi. Questo Pfund potete recuperarlo portando alle macchinette che ci sono praticamente in tutti i supermercati la bottiglietta, la lattina o quello che è vuoto. Ci sono appunto, come vi mostro in queste clip, queste macchinette, voi inserite l'articolo vuoto integro, diciamo così, quindi non schiacciato e compreso di etichetta per le bottiglie, e vi viene restituito un buono che potete usare come sconto sulla spesa successiva in quel negozio, in quel supermercato. Prima di continuare appunto, però, vi ricordo che se non siete iscritti iscrivetevi al canale e se il video vi sta piacendo lasciate un bel like. Una volta che avete fatto questo possiamo andare a vedere cosa va in quale bidone. Il bidone più semplice è quello blu, che è quello dove vanno carta, cartone e i giornali, quindi il bidone della carta in Italia. Cosa importante che ho trovato rispetto alla raccolta differenziata che faccio io, in questo bidone non ci va il Tetra Pak. Questo perché il Tetra Pak va nel bidone giallo o nei sacchi gialli, dipende un po' dalla zona della Germania in cui siete. Nel comune in cui stavo io appunto c'erano i sacchi, ma so che esistono anche i bidoni gialli. Il Tetra Pak appunto va in questo bidone e insieme ci vanno tutti i vari imballaggi, plastica e metalli tipo l'alluminio. In questo caso appunto non buttateci dentro le bottigliette di plastica o le lattine di alluminio, perché appunto voi pagate il Pfund che può esservi restituito se restituite appunto il vuoto a rendere. Passando poi al bidone marrone, è quello per il bio o l'umido, quindi tutti gli scarti organici della cucina che possono essere compostati. È molto semplice perché appunto è veramente uguale all'Italia. Per finire, nel bidone nero ci vanno tutti i rifiuti indifferenziati, quindi tutto quello che non va negli altri contenitori. Cosa manca? Manca il vetro. Non ci sono dei bidoni condominiali in questo caso, almeno nel caso del comune dove stavo io. Ci sono delle campane comuni a tutto il paese, sostanzialmente sono disposte in vari punti. Nel caso appunto del comune dove stavo io erano o vicino al supermercato e ne ho viste anche vicino alla stazione ferroviaria o dei bus, quindi sono un po' dislocate in giro. Controllate che non ci sia il vuoto a rendere sul vetro che appunto andate a buttare. In generale le bottiglie di vino e dei superalcolici vanno tutte appunto buttate in queste campane. La cosa particolare è che il vetro va diviso per colore. Non è così difficile in realtà perché è verde, marrone e bianco trasparente. Poi c'è scritto comunque sulle campane appunto per la raccolta del vetro e quindi direi che non dovrebbero esserci problemi. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un bel like e se non siete iscritti vi ricordo appunto di iscrivervi, magari attivando anche la campanella, in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Se avete qualche curiosità legata alla raccolta differenziata in Germania, lasciatemi un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate il link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!